Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, dopo 2 anni di attesa, e ripeto, 2 anni di attesa, abbiamo lui, il V-Copter Falcon. Questo drone super atteso, che è stato super chiacchierato, ma super chiacchierato per mille motivi, sia per il drone in sé che è veramente innovativo, soprattutto unico nel suo genere, ma poi chiacchieratissimo per il fatto che in questi 2 anni di attesa tantissimi hanno disdetto il preordine, ovviamente perché non si sapeva più niente di questo drone, sembrava tutto finito, sembrava che fosse stata una truffa incredibile. Invece ragazzi, è qua, è arrivato, è nelle mie mani e sono passati esattamente 2 anni, perché era dicembre 2019 quando ho fatto il preordine e adesso finalmente è qua a dicembre 2021. Ragazzi, non vedo l'ora di aprirlo, sono super emozionato perché dopo 2 anni d'attesa non puoi che essere emozionato, ma poi perché sai che all'interno c'è un prodotto che è diverso da qualsiasi altro drone che siamo abituati ad utilizzare. Non ero emozionato così neanche nei Natali quando ero un bambino, anzi mi sento in questo momento un bambino, ma non ero così neanche quando mi avevano regalato il castello della Lego giallo che desideravo tantissimo, ma neanche quando mi hanno regalato la Jeep del Big Jim che desideravo tantissimo, e neanche quando mi hanno regalato il primo videogioco del tennis, quindi un videogioco che al giorno d'oggi sarebbe assurdo ma che a quegli anni mi aveva emozionato e non vedevo l'ora di averlo fra le mani. E ragazzi, vi assicuro che mi sento nello stesso identico modo, stesse identiche emozioni. Allora, andiamo ad aprirlo, non l'ho ancora aperto perché comunque ci tenevo ad aprirlo con voi e condividere le mie emozioni direttamente con voi, infatti è ancora tutto sigillato, quindi iniziamo l'unboxing. Allora, taglio dello scotch ed ecco qua già la scatola con il manico, quindi andiamo ad estrarre la prima scatola. E poi qua abbiamo un'altra scatola che è il radiocomando, quindi abbiamo 2 prodotti separati, non arriva in un'unica confezione ma sono 2 prodotti separati, radiocomando e drone. Già questa è una cosa un po' strana, nel senso che il radiocomando non è all'interno della confezione del drone, comunque poco importa. Allora, da dove partiamo? No, partiamo prima dal radiocomando, così creiamo un po' di suspense, spostiamo il drone. Allora, vediamo di dove si apre questa confezione, ecco qua. Cioè, penso che non sarei stato emozionato così neanche se avessi acquistato il DJI Mavic 3, cioè non mi avrebbe dato le stesse emozioni, anche se era un drone che mi sarebbe costato molto di più di questo, perché questo drone mi è costato circa 600 euro come acquisto più 94 euro di spese doganali, mentre sappiamo bene che un DJI Mavic 3 costa 2100 e passa euro, ma non mi avrebbe creato le stesse emozioni secondo me. Qua siamo a un qualcosa di diverso che crea quindi emozioni diverse. Allora, libretto di istruzioni in lingua cinese ed inglese, radiocomando. Qua da parte cosa abbiamo? La cinghia per metterlo al collo, e andiamo ad aprire il radiocomando. Allora, il radiocomando davvero importante, grosso di dimensioni, un po' in stile DJI ultime versioni, le antenne, bello supporto dello smartphone, guardate, voilà, wow, che genialata questo sistema, incredibile, guardate come sparisce dietro, fantastico. Bello, bello, l'idea del supporto, solo averlo pensato, un aggancio così, geniale. Allora, qua abbiamo quindi l'aggancio dello smartphone, qua dietro abbiamo gli stick che andiamo a montare subito per vedere che sensazioni dà il movimento degli stick, perché è importante avere un certo feeling con gli stick, quindi la durezza delle molle, la corsa. Sì, un po' duri rispetto a DJI, le molle tirano molto di più, infatti vedete, guardate come è molto più, perché le molle tirano tanto, rispetto a DJI tirano davvero tanto, anche rispetto ad Apsan. Poi qua abbiamo la rotella del gimbal, qua abbiamo foto, video, qua abbiamo un'altra rotella che scopriremo cosa fa, qua abbiamo un tasto, qua un altro tasto, qua abbiamo un interruttore,
qua abbiamo il pulsante probabilmente da accensione dal simbolo, qua abbiamo stop che quindi fermerà il tutto, non lo so, qua abbiamo return to home e qua abbiamo una presa type C e qua una presa USB, quindi il radiocomando è bello, devo dire che è molto bello anche il materiale, che qua è una sorta di gomma mentre qua è plastica, devo dire bello, devo dire che mi piace come è fatto. Proviamo ad accenderlo a vedere se è un po' carico. Qua abbiamo un LED arancio, probabilmente che è quello che ci dà il segnale della connessione con il drone, e devo dire il radiocomando, devo dire che mi piace, è bello, mi piace, ma quello che mi interessa di più è qua, quindi da. Wow, V-Copter, chi avrebbe mai detto che prima o poi avrei avuto nelle mani il V-Copter? Cioè nemmeno io ci credevo più, cioè ho insistito, perché comunque ho sperato, più che insistito, ho sperato che arrivasse ed è arrivato. Allora qua c'è un ci spiega come aprire i braccetti, senza andare, per non danneggiarli probabilmente, infatti c'è scritto importante, perché comunque ci spiega che di schiacciare il pulsante laterale per alzare e chiudere il braccetto. Poi andiamo ad aprire il drone, anzi no, non lo apriamo ancora, prima guardiamo cosa c'è nella confezione. Allora qua abbiamo il manuale di istruzioni, qua abbiamo la spugna protettiva e qua sotto abbiamo le eliche di ricambio, il cacciavite per sostituire le eliche perché non sono a sgancio rapido. Non che mi interessi lo sgancio rapido, anche perché non mi capita praticamente mai di sostituire le eliche di questi droni, quindi anche se dovesse capitarmi una volta uso il cacciavite, però normalmente droni di questo tipo non dovrebbero avere un frequente cambio di elica, altrimenti c'è qualcosa che non quadra. Poi qua abbiamo il cavo di ricarica, quindi un cavetto che è probabilmente USB Type-C, andiamo a vedere, sì, USB Type-C. Poi qua abbiamo il cavo dell'alimentatore, qua abbiamo i piedini d'atterraggio che sono quelli che gli permettono al drone di non cadere sui lati magari quando decolla da una posizione che non è perfettamente piana, perché comunque lui, avendo questi bracci a sbalzo e avendo come appoggio solo, diciamo, la sua pancia, questo gli permette di avere una base d'appoggio molto più ampia che non lo fa cadere, o quando anche a terra non cadere sul fianco, quindi è importante che abbiano fatto questo carrellino d'atterraggio. E poi qua abbiamo l'alimentatore per la ricarica delle batterie. Ma adesso è arrivato il momento di vedere lui dal vivo. Allora, vediamo come si apre questa custodia. Sembra la custodia quella dei rasoi di qualche anno fa, un po' la custodia dei rasoi degli anni 90, quelli della Philips, erano tutte così. Allora, wow. Beh, l'impatto è tanta roba, perché comunque quando siamo abituati a vedere i droni DJI, Autel, Apsan, comunque bene o male tutti uguali, qua apri già una cosa che è diversa, sembra un qualcosa di futuristico, sembra quasi una navicella di Star Wars, non so, sì, una navicella di Star Wars potrebbe essere. Wow, pesante. Allora, non so come prenderlo. Cacchio, guarda che eliche! Non le avevo dato quell'importanza quando le ho viste all'interno della confezione, ma guardate che elicotte giganti. Aspettate che prendo il DJI Air 2S per confrontare le eliche. Ragazzi, guardate che differenza di eliche tra Air 2S e V-Copter Falcon, una differenza incredibile, sono grandi quasi il doppio, pazzesco. Ovviamente è normale perché abbiamo solo due motori qua e non quattro motori. Allora, cosa faccio? Non so da che parte iniziare, sono troppo agitato. Andiamo a togliere questa pellicola laterale con la freccia che ci indica che qua c'è il pulsante di blocco e sblocco dei braccetti, perché comunque mi sa che è una cosa molto importante la gestione di questi pulsanti per non danneggiare il drone. Quindi prima pellicola via, qua ci abbiamo un'altra pellicola sempre riguardante questo pulsante, mi sa che gli sono tornati indietro
dietro parecchi droni con qualcosa di rotto a livello di braccetti, e hanno attaccato queste etichette come se non ci fosse un domani per questi pulsanti. Probabilmente c'era chi tentava di aprire e chiudere questi braccetti senza schiacciare il pulsante. Qua sotto abbiamo un'altra etichetta che ci dice che sono batterie intelligenti. Volevo anche vedere che non lo fossero, però non c'è mai da sorprendersi con questi cinesi, quindi potevano anche non essere intelligenti. E qua abbiamo il gimbal, che però adesso lasciamo chiuso, lo guardiamo dopo. Proviamo ad andare ad aprire i bracci, quindi mi dice che devo schiacciare i pulsanti, e voilà! Allora ragazzi, un conto era parlarne, e un conto è averlo in mano, cioè è arrivato veramente un drone con solo due braccetti e due motori. È pazzesco, cioè l'idea che questo drone possa volare in maniera stabile, tuttora che ce l'ho in mano mi domando come possa farlo, però dovrebbe farlo, anche perché comunque parliamo di un drone che dovrebbe comunque essere di alto livello, quindi non un drone low cost, ma essere di alto livello sotto tutti gli aspetti. Quindi partiamo ad analizzarlo. Allora, qua abbiamo una luce a LED di segnalazione, qua sotto abbiamo l'optical flow e qua due sensori, un po' come quelli di DJI per intenderci, infatti vedete optical flow per DJI che però ne ha due, e i due sensori ad infrarosso, e qua abbiamo un optical flow e due sensori ad infrarosso. La batteria, proviamo a togliere la batteria, se riesco a toglierla senza fare danni, ok, dovrebbe essere così. Wow, la batteria è bella bella pesante, la batteria da 4500 mAh da 15,4 volt. Quindi una bella batteria importante che andiamo a rimettere. Ok, e adesso andiamo a scoprire la videocamera. Schiaccio qua da parte, ok, si schiaccia qua da parte, si sfila ed ecco la videocamera. Allora, la videocamera riesce a filmare in 4K a 30 fps nella sua risoluzione massima, ha un sensore di 1 su 2.3 pollici da 12 megapixel, ha una memoria interna da 8 giga, e poi ovviamente la possibilità di inserire una micro SD, che non so dove vada messa, poi lo scopriremo. Dove cacchio va messa la micro SD? Forse qua c'è uno sportellino, vediamo. Ok, qua andiamo a mettere la micro SD e qua c'è un interruttore che non so bene cosa faccia, però si vede una specie di interruttore, quello che servirà lo scopriremo, se mai servirà a qualcosa. E poi di qua abbiamo la presa Type-C. Poi qua abbiamo i sensori anticollisione, ovviamente sono solo frontali, non ne ha altri, però ovviamente rispetto ai droni del giorno d'oggi sono proprio al minimo, nel senso che ne ha solo due frontali, però non importa, non è questo che ci fa la differenza in questo drone. Qua abbiamo l'interruttore per andare a accendere il drone. Qua abbiamo i LED di segnalazione anche qua sui braccetti, quindi a livello di LED abbiamo tre LED, posteriore e qua sotto, quindi a livello di segnalazione ci sta tutto. E poi, come vi dicevo, il drone, vedete, è solo appoggiato sulla pancia. Capite che se il drone, ok, su una superficie piana come questo tavolo, lui non ha nessunissimo problema, però se già la superficie non è perfettamente piana, magari c'è sotto qualche sassino o qualcosa, potrebbe cadere sul fianco, perché comunque non sono i braccetti che vanno ad appoggiare. Quindi, per evitare ogni situazione sgradevole dal punto di vista di atterraggio o di decollo, entra in soccorso appunto questo supporto, dovrebbe andare attaccato alle batterie. Vediamo, allora, ok, così dovrebbe andare, perfetto. Adesso vado a rimettere, vediamo. Ok, sì, adesso ci siamo. Quindi il supporto va agganciato alle batterie e diventa una cosa del genere. Adesso sì che è stabile e gli permette di appoggiarsi sui fianchi quando fa l'atterraggio. Allora ragazzi, penso di avervi detto tutto, di avervi spiegato tutto quello che è stato questo unboxing. Per me questo drone attualmente è incredibile, perché comunque anche a livello di materiali, di plastiche, è un drone che è nato 2 anni fa, è arrivato sicuramente molto in ritardo rispetto alla sua presentazione, perché comunque al CES aveva volato, era presente fisicamente, non era un rendering in 3D, quindi aveva volato all'interno dello stand della Zero Robotics, e quindi si pensava che sarebbe arrivato molto molto prima. Poi vuoi la pandemia, vuoi che l'azienda probabilmente non aveva fondi
fondi per produrlo in larga scala, tutto quello che volete, sta di fatto che adesso esiste ed è un drone che è ben costruito. Poi sicuramente rispetto ai droni attuali potrebbe mancargli magari 60 fps, non so, della videocamera in 4K, potrebbero mancargli i sensori su più direzioni, quali abbiamo solo frontali, però ragazzi sta di fatto che abbiamo solo due braccetti e questo lo rende molto più innovativo di sensori, di fotocamere. Qua c'è veramente qualcosa di innovativo in cui si è usato finalmente qualcosa in più rispetto a qualsiasi altro drone. Poi potrebbe essere inferiore sotto tantissimi aspetti, potrebbe essere un drone che magari merita meno di un DJI Mini 2 sotto gli aspetti magari della fotocamera, piuttosto che, non so, della connessione, perché qua abbiamo una connessione wifi standard, anche se penso sia in FCC e non in CE, quindi dovrebbe salvarsi da quel punto di vista, perché comunque, come sapete, una connessione wifi standard, se fosse in CE, diventa veramente molto molto scarsa. Ricordate il DJI Mavic Air 1, tanto per fare un esempio di un esemplare, però tanti sono i droni che hanno usato la connessione standard, mentre se dovesse rimanere in FCC, a quel punto il drone dovrebbe avere comunque una connessione abbastanza importante e una connessione e soprattutto molto stabile, anche perché per un discorso di regolamentazioni di volo da parte di ENAC, che sia in FCC o in CE, a ENAC non interessa, a ENAC interessa che si stia dentro nelle distanze, nelle altezze regolamentari, tutte queste cose, che si voli in zone dove si può volare con questo tipo di drone o meno, ma della connessione che sia in CE o in FCC non interessa, è proprio un discorso solo di telecomunicazione, avere un drone in FCC che non rispetta le regole della telecomunicazione europea. Quindi ragazzi, il drone vi posso dire che è fantastico. Io forse sono ancora un po' in stato confusionale, non riesco bene a rendermi conto di avere fra le mani il V-Copter, perché due anni sono due anni, e due anni non è di evoluzione del drone, in cui comunque aspetti che arriva ma vedi che no, è stato praticamente un anno e mezzo di silenzio da parte di Zero Zero Robotics, per poi arrivare verso settembre con i primi esemplari visti su YouTube, che ci hanno dato un po' di speranza nell'avere questo drone fra le mani. Quindi ragazzi, questo video unboxing con le mie prime impressioni di questo drone, che vedrete probabilmente spesso prossimamente sul canale, perché ha tanto secondo me da far vedere, magari anche non di bello, magari anche di cose che non vanno bene, non lo so, però sicuramente ha tanto da far vedere, mi spiego? Tanto da far vedere, e quindi lo vedremo spesso sul canale. E quindi ragazzi, vi invito a iscrivervi sul canale se non l'avete ancora fatto, per non perdervi neanche un video dedicato a lui, e ovviamente non solo a lui, perché non posso fare video solo di lui, però ne arriveranno tanti di lui. E se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Instagram per non perdervi neanche una storia riguardante lui, e non solo, perché ragazzi su Instagram posto tante cose dove vado a volare, location, voli in FPV, stampe 3D, tantissimi spoiler di quello che mi arriva. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi ai miei canali Telegram Offerte per sostenere questo canale, e comunque ragazzi vi ripeto, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test o un tutorial riguardante questo V-Copter Falcon e non solo. Ciao, al prossimo video!